Benvenuti alla 58esima puntata di Pillole da Montecitorio. È la settimana che va da lunedì 19 a giovedì 22 di ottobre. Settimana iniziata come di consueto con la discussione generale lunedì su due provvedimenti: uno il decreto Gelmini sui precari, il secondo una mozione sulla cooperazione allo sviluppo, che poi sono diventate due perché oltre a quella presentata dal Partito Democratico e dagli altri gruppi dell'opposizione unitaria se ne è aggiunta una della maggioranza. Martedì si è iniziato, dopo le interpellanze della mattina alle 14.30, con l'esame del decreto legge e subito dopo l'inizio la maggioranza ha subito un'altra sconfitta, è la terza consecutiva. Sono andati sotto su una questione procedurale, cioè c'era stata la richiesta di un rinvio dell'esame di questo decreto perché per l'appunto i deputati della maggioranza non erano particolarmente presenti in aula. Noi ci siamo opposti come opposizione, siamo andati ai voti e la proposta della maggioranza è stata respinta per 10 voti. L'argomento è stato utile non soltanto perché si è proseguito l'esame, ma perché ha fatto capire alla maggioranza che in questo caso era difficile mostrare i muscoli non avendo i numeri e che era più utile venire a buoni consigli. Questo è stato fatto e questo provvedimento, che a differenza di tanti altri e quasi tutti i decreti presentati dal governo non ha visto l'apposizione della fiducia, è stato un provvedimento che in ragione appunto dei rapporti di forza e della situazione che si era creata ha visto l'opposizione poter concorrere a notevoli e sostanziali modifiche al decreto che, ripeto, riguardava interventi nella scuola, in particolare per quel che riguarda i precari della scuola. Si è andato avanti con l'esame degli emendamenti fino a mercoledì pomeriggio, quando c'è stato il voto finale. Il decreto è stato approvato, ripeto, ancorché migliorato, ma comunque con il voto contrario del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, con l'astensione dell'UDC, e poi si è passati all'esame delle mozioni sulla cooperazione allo sviluppo, che anch'esse sono state entrambe approvate. Giovedì mattina, informativa del governo sulla nave dei veleni, il sottosegretario Menia ha relazionato per il governo e poi c'è stato un giro tra i gruppi. La prossima settimana è una settimana che dovrebbe essere più tranquilla dal punto di vista delle proposte di cui ci occuperemo del decreto legge che sposta le elezioni amministrative all'Aquila e in Abruzzo, ovviamente in seguito al terremoto, e poi ci avremo alcune autorizzazioni che deve dare la Camera per l'autorizzazione a procedere, e poi avremo un paio di mozioni, ma ovviamente è il resoconto della settimana che faremo per l'appunto da lunedì prossimo. Ricordatevi, domenica si vota per le primarie, lo dico ovviamente a coloro che mi ascoltano e che sono iscritti al Partito Democratico, a prescindere da chi votate, io non l'ho mai negato e credo che sia doveroso a questo punto dirlo, voterò per Dario Franceschini, ma a prescindere dal candidato per cui voterete, ricordatevi che è molto importante andare a votare per queste primarie, è molto importante fare in modo che tante persone vadano a votare alle primarie, perché è un gioco democratico che solo il Partito Democratico ha potuto mettere in campo e deve essere valorizzato, perché magari diventi anche, come dire, condizionante per tutti gli altri partiti, in particolare per quelli che eleggono i segretari per applauso e che raramente fanno un congresso. Ma ecco, ripeto, se tanta gente, pare che sarà anche una bella giornata, andrà a votare, noi domenica sera e lunedì mattina potremo sicuramente dire di aver dato un contributo importante non solo alla democrazia in questo paese, ma anche a una politica migliore. Grazie a tutti.